per i vecchi piatti. Che magia, Oppenheimer in 35 minuti. Ci aspettiamo al Lux, come tanti altri, come il cinema d'Italia. È una magia. Per noi che abbiamo fatto gli operatori, questo è mitico. Allora, Cinema 4 Fontane, per il 70 mm di Oppenheimer è quasi tutto pieno, sia a Roma, sia all'Arcadia, sia in altre città, anche per la sala IMAX così. Ragazzi, l'abbiamo atteso per tantissimo tempo, forse nei prossimi giorni vi porterò assolutamente anche nella cabina di proiezione. Allora, finalmente abbiamo raccolto tutti gli elementi per fare il video di Oppenheimer! Finalmente, finalmente parliamo di Oppenheimer di Christopher Nolan, in sala da un casino di tempo, un successo planetario in IMAX, in 70 mm, in digitale, quello che ti pare che ancora... nelle sale, film carico all'americana, perché logicamente gli americani hanno il loro stile, però si può molto accettare, e noi abbiamo fatto i servizi, perché è una cosa storica rimettere in moto i nostri proiettori delle varie sale cinematografiche, quindi è stato all'Anteo, al Lux, all'Adriano, al Quattro Fontane, all'Arcadia, insomma. Non ho potuto girare tutta l'Italia come avrei voluto vedere, l'ho visto solo un 70 e l'ho rivisto oggi da me e sono uscito che ero carico. Oppenheimer lo trovo semplicemente fantastico, costruito bene, 3 ore velocemente, e va seguito e va visto. Oppenheimer, dovete venirlo a vedere in sala, è una magia che te la gusti solo se sei sullo schermo, non sullo schermo di casa. E come al solito ti invito a venire a vederlo al cinema, perché finalmente siamo riscattando i successi delle lotte, delle tenature in sala, il discorso che ho fatto su Facebook, e questo è un ottimo esempio che siamo contenti di avere nelle nostre sale, in tutte le sale d'Italia. E immaginarlo ci inorridisce. Non la temeranno finché non la capiranno. Nazionale.
Detonatore carico! È una gara contro i nazisti. E so cosa vuol dire. Se i nazisti hanno una bomba.